abbiamo il dovere di spingere i ragazzi a praticare sport, perché oggi lo sport insieme alla cultura è uno strumento fondamentale per i ragazzi. Lo sport e la cultura, sì, ma anche la salute. Ed è proprio questo che Tennis & Friends si propone di fare, abbinare lo sport alla cultura della prevenzione, soprattutto, ma non solo, tra i più giovani. Quelli che hanno bisogno di essere educati, disciplinati. Il primo dei tre giorni della manifestazione è dedicato non a caso agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno animato il grande villaggio del lungomare Caracciolo con molto entusiasmo e tante presenze. Noi come amministrazione vogliamo che la città diventi una grande aula, in modo da anche da sfatare il mito che nelle scuole i ragazzi stanno chiusi e non vedono l'ora di fuggire, quando invece la lezione diventa itinerante, diventa lezione di educazione motoria, diventa possibilità di stare all'aria aperta, di godere della bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutte le associazioni, a tutto il mondo degli sportivi, a tutti coloro, ai medici, a tutti coloro che appoggiano questo progetto. Beh, allora noi raggiungiamo la più grande finalità. Campi di volley, campi di pallacanestro, naturalmente il tennis, ma anche il tiro a segno e i voli virtuali a bordo delle frecce tricolore. Tante discipline sportive, ma anche 28 aree specialistiche che apriranno i battenti domani con oltre 50 postazioni in un villaggio in continua espansione. Beh, se noi pensiamo che in 8 anni circa 200.000 persone sono passate e hanno tagliato il traguardo di Tennis & Friends, sia da un punto di vista sportivo, sia da un punto di vista dello spettacolo, ma principalmente quello di un insegnamento e di educazione alla salute e alla prevenzione. Tutto questo ha un risvolto pratico, nel senso che un malato potenziale, se prende in tempo la malattia e quindi la previene, costa anche molto meno, oltre a risolverla tante volte. Quindi insegnare questo ai ragazzi è importante. Tennis & Friends è sicuramente una formula vincente. Tanti personaggi del mondo dello sport, ma anche attrici e attori, come Sebastiano Somma, che ha spiegato l'importanza di un evento come Tennis & Friends e il contributo che questa manifestazione ha dato alla sua vita. Sono un comune mortale che vive di paure anche rispetto alla malattia, ma grazie a queste manifestazioni ho imparato a curare anche di più un po' questa malattia, questa mia malattia, la paura. Nel senso che stando in compagnia, stando in situazioni dove si passano delle ore piacevoli, mi sono anch'io dedicato un po' alla prevenzione.